Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come per i mesi scorsi, anche per febbraio 2021, INPS e Poste Italiane hanno deciso di anticipare il pagamento delle pensioni per agevolare gli italiani ad evitare le code e gli assembramenti negli uffici postali come misura di contenimento contro il Covid-19. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Dopo le proposte che il governo e i sindacati hanno messo sul tavolo nel confronto sul superamento della quota 100, il 2021 sarà l'anno della riforma delle pensioni, che dovrà necessariamente coprire i buchi che hanno creato grossi problemi ai pensionati. Per il pagamento delle pensioni di febbraio 2021 si partirà lunedì 25 gennaio 2021 e si chiuderà sabato 30 gennaio. Tutti i pensionati che non possono fare a meno di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando i turni previsti dal calendario messo a disposizione da Poste. Ricordiamo che tale calendario potrà variare a seconda del numero dei giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento. Ora vediamo il calendario delle pensioni di febbraio 2021. Lunedì 25 gennaio, cognomi dalla A alla B. Martedì 26 gennaio, cognomi dalla C alla D. Mercoledì 27 gennaio, cognomi dalla E alla K. Giovedì 28 gennaio, cognomi dalla L alla O. Venerdì 29 gennaio, cognomi dalla P alla R. E infine sabato 30 gennaio, cognomi dalla S alla Z. Si ricorda inoltre che, come sempre, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di riceverla gratuitamente in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.